Pace e bene a tutti. Oggi, 20 aprile, ricordiamo Santa Sara, Sara di Antiochia. Ascoltiamo la sua vita. L'unica fonte che documenta la sua vita è un antico documento liturgico, il Sinassario Alessandrino, che contiene notizie sui santi. Sara di Antiochia era la sposa di un alto ufficiale dell'imperatore Diocleziano, persecutore dei cristiani, che vietava il battesimo ai bambini. Il marito rinnegò la fede cristiana per paura, ma Sara, che invece continuò fedelmente a professarla, per sfuggire alla proibizione, fuggì ad Alessandria, dove sperava potesse battezzare i suoi figli. Durante il viaggio per mare, infuriò la tempesta e Sara, temendo il peggio, per salvare almeno l'anima dei suoi figli, si incise sul petto una leggera ferita e, col proprio sangue, segnò una croce sulla fronte dei piccoli. Li immerse tre volte nelle acque del mare e invocò su di loro le tre persone della Santissima Trinità. Passata la tempesta, Sara raggiunse Alessandria d'Egitto e si recò dal vescovo, pensando che quel battesimo non fosse valido. Avvenne che ogni volta che il vescovo avvicinava i bimbi all'acqua, essa si ghiacciava e il battesimo non fu possibile. Finita la cerimonia, il vescovo si avvicinò chiedendole cosa avesse fatto prima e Sara gli raccontò l'accaduto. Il vescovo, così, le spiegò che il suo gesto rendeva valido il battesimo e che il sacramento non poteva ripetersi. Sara tornò ad Antiochia e raccontò l'accaduto al marito, che a sua volta lo raccontò all'imperatore Diocleziano, che, adirato, la condannò ad essere arsa viva insieme ai suoi due figli. Sara è stata una madre vissuta durante un periodo difficile, periodo di persecuzione, una madre cristiana che ha sfidato tutto, ha sfidato la sorte purché i suoi figli fossero battezzati. La ricchezza del battesimo forse oggi non è più compresa. Che cosa vuol dire battezzarsi? Siamo passati forse ad un rito un po' automatico o un rito che neanche più ha il suo significato, tant'è che molti giovani scelgono di non battezzare i propri figli sotto il motto di quando è grande deciderà lui, deciderà lei. È molto importante che i giovani riescano poi a decidere della loro vita, però per poter prendere delle scelte giuste questi giovani devono essere istruiti, devono essere in grado, devono essere fatti maturare, e in questo è indispensabile l'aiuto e l'apporto dei genitori. Rendere libero un figlio vuol dire insegnargli la libertà, e allora sì che potrà prendere delle scelte libere, altrimenti se non avrà i giusti strumenti rimarrà solamente prigioniero della mentalità del suo secolo e del suo essere figlio di un'epoca. Stiamo dando ai nostri figli più che la libertà, la capacità di essere liberi? Ecco, io credo che il battesimo sia uno di quegli strumenti che aiutino poi a un giovane a diventare libero e sempre più libero nella sua vita. Non crediamo che sia semplice non scegliere noi a volte per loro, perché a volte la maturità di una scelta, ecco, può avere anche il suo prezzo se è sbagliata e se non è supportata dalla giusta preparazione. Allora il mio invito è quello di battezzare i più piccoli, che vuol dire donargli una speranza di amore nella loro vita. Quello del battesimo è un gesto d'amore. Allora preghiamo Santa Sara che possa ispirare tutti i genitori a fare battezzare i propri figli e dopo questo saperli introdurre sempre di più nella vita dell'amore cristiano. Santa Sara, prega per noi.